l'aia nella torretta, l'aia sale e... Tada! Ecco che fa girare una piccola elica, energia davvero pulita. Ovviamente ci sono torri più grandi che producono tantissima elettricità. C'è scritto sul sito del Centro Esperti Meteo. Bene ragazze! Evviva! L'energia pulita non si esaurisce. Inoltre non produce fumi di scarico o rifiuti pericolosi. E l'esperimento del vostro gruppo come va, Patti? Bene, frazzolita. Adesso basta aggiungere solo un pochettino di... Di quella roba verde che hai in mano. Dai, Patti. Siete sicuri? Si fa così per preparare un carburante potente e pulito? Sì, sicuro. Ok. Cosa dice di caso di imprevisti, ragazzi? Chiamare i pompieri? Veramente qui non parla di imprevisti? Che disastro! Ma perché? Adam, Andrew, stavate seguendo le istruzioni giuste? Certo! È il sito del CERN, vedi? Centro Esperimenti Matti! Non quello del Centro Esperti Meteo! Per non rischiare guai bisogna sempre verificare le fonti. Potevi controllare anche tu, Patti. Vogliamo questo disastro. Faremo in un attimo. Però questa roba è forte. È un super jet per i capelli. I capelli? Voi due? Secondo me sono all'ultima moda, Angelita. Sì, l'ho visto anch'io sul sito di moda. Attenzione, attenzione, meteo virus! Di nuovo salvati dall'allarme. Attenzione, attenzione! Voi, meteo virus, c'è una misteriosa emergenza in Finlandia. Nelle foreste della tundra, a nord del paese, è stata segnalata una forte esplosione. Una nube di sostanze tossiche rischia di inquinare l'ambiente e i paesi vicini. Nubi tossiche? Devo inventare un'energia che costi poco. La formula per guadagnare è tanto inquinamento, poca spesa. Le autorità finlandesi chiedono il nostro aiuto. Pluvia, fulme, Bentley. Posso affidare a voi la missione? Sì! Certo, prof. Terrò d'occhio io questi pasticcioni. Noi? Pasticcioni? Ehi, non rimarremo qui a farci dire che... No. Al jet stream, destinazione Finlandia. Hypermeteo Man! Guardate un po' là. Oh no, è davvero un incendio tremendo. Forza, dobbiamo intervenire, ragazzi. E in fretta, io controllo che nei villaggi si mettano in salvo. Io invece fermo la nube tossica. E tu, Pluvia, spegni l'incendio, ok? Ok. Meteo ok. Super tornado! Liquida! Ordine, gente! Bene, allontaniamoci ora. Ma niente panico. I Meteo Heroes, aiutateci voi a salvare la foresta e anche tutti i suoi animali. Ma bisogna salvare anche i nostri animali domestici. Come, Carl? Non sono riuscita a prendere il mio criceto. Io il mio gattino. Il mio cane. Il mio coniglio. Il mio pappagallo. Avevamo fretta, ragazzi. L'emergenza è... Super velocità! Oh, forte! Visto, ragazzi, ho preso tutti i vostri amici. Avevo quasi dimenticato il criceto. Grazie, Fulmen. Sei il numero uno. Adesso seguite i grandi e state tranquilli. Pensiamo noi alla foresta. Super velocità! Lo sapevo, qui c'è di mezzo il dottor Macchina. Uno dei suoi laboratori segreti è esploso. Sono pieno di maculas. Macoscan! Lo sapevo! Prendete i maculas! Mi libererò di quei soliti fumi puzzolenti e spegnerò le fiamme in un colpo solo! Pioggia battente! Pioggia battente! Pioggia battente! Diluvio universale! Ah!
scateno il mio vortice portentoso. Cosa? Il mio tornado è diventato tossico. Devo liberarmi dei gas che ha assorbito. Ah-ha! Qui serve una bella pulizia. Ecco fatto! L'incendio è svelto e i Maculans sono andati tutti in fumo! Hai detto Maculans? Ho affrontato solo gas tossici, ma non è stata una passeggiata! Ah? Vi siete presi tutto il divertimento, non mi avete lasciato nemmeno Maculans da sistemare! Che sta succedendo? E quelli da dove sbucano? Strano che il mio diluvio universale non li abbia spazzati via! A guardarli bene, hanno anche uno strano colore, vero ragazzi? Sono sempre dei brutti fumi puzzolenti! All'attacco ragazzi! Super fulmine! Acqua Speed! Megarossica! Media ok! Quelli non sono i soliti fastidiosi Maculans. Sono fatte di smog chimico, più tossico dei gas di scarico. I vostri poteri non li eliminano. Ci penso io! Tornado! Bisogna catturarli o distruggeranno la foresta! Niente sfugge anche a vortice! Aspetta! Il mio aspiratore è già strapieno! Di sicuro un contenitore dove possiamo metterli. Di sicuro, Super Fantastico, non metto che Mr. Robin può aiutarci. Bravo, Mr. Robin ha un cassetto per i rifiuti speciali. Fate presto! Arriviamo, amico! Ehi, avanzi di ciminiera! Solo io posso prendermela con te! Arrivano i rinforzi! Ne abbiamo proprio bisogno, Fulmen! Grazie dell'aiuto, Pluvia! Fulmen, sei pronto per un lavoretto di estrema precisione? Sono nato pronto, amico! Mr. Robin? Contenimento speciale! Bene! Io sparo e tu fai le pulizie! Medio Zucca! Rifiuto tossico! Rifiuto tossico! Contenimento speciale. Missione conclusa! No! Non potrò più fare esperimenti spericolati! Adesso dovrò pagare cara anche l'energia prodotta da altri! E magari sarà anche... energia pulita! Maculans inquietanti! Smacchiate subito via! L'emergenza è sotto controllo, amici. Potete stare tranquilli. Il pericolo ormai è passato. Potete tornare a casa. Grazie a nome di tutti, Meteo Heroes, amici animali compresi. Vi ringraziamo con tutto il nostro cuore. Forza, ragazzi. E ora selfie. Ottimo lavoro, Meteo Heroes. Grazie a voi la foresta è salva. Ora saranno le autorità a occuparsi dei residui tossici. Noi abbiamo scaricato tutti i fumi tossici in un contenitore speciale qui alla centrale. Siamo i migliori! Ma c'è ancora qualcosa di tossico in giro. Occhio, Nubes. Oh no! Quella robaccia disgustosa! Se foste veramente i migliori, riuscireste a togliermelo dai capelli, siete... Rifiuto tossico, contenimento speciale. Grazie, amico. Stavolta salvati da Mr. Robin. Produrre energia è necessario, ma bisogna farlo con la massima attenzione per l'ambiente. Possono capitare incidenti che generano fumi e rifiuti tossici molto pericolosi per l'uomo, per gli animali e per le piante. Davvero i Meteo Heroes hanno detto che ti costruiranno un congelatore a energia solare per i tuoi ghiaccioli? Per fortuna c'è qualcuno che si impegna sempre a usare energia pulita, mio piccolo amico.